Buonasera pubblico di Onda Strike, gli amici sportivi di Onda TV, ultima puntata del 2016 di questa nostra maratona del giovedì di Onda Strike, dedicata principalmente al campionato di Serie A, ma non solo perché le scommesse, come sapete, sono sempre variegate. Io saluto subito i nostri due fedelissimi opinionisti, Valerio Di Fonso, buonasera, Buonasera a tutti quanti. Buonasera Claudio Pacella, buonasera. Andrea, buonasera telespettatori. E siamo dunque alle ultime gare del 2016, poi ci sarà il turno infrasettimanale, poi si riprenderà dopo l'Epifania. Ma noi andiamo per gradi perché ci sono tantissime cose da dire, a cominciare dai sorteggi di Champions, ma a cominciare però dalle vincite che fortunatamente anche questo giovedì sono arrivate in redazione. Ce n'è una, Valerio, da poco più di 230 euro. Sì, una vincita comunque abbastanza cospicua con appena 2,50 euro giocati. C'è la Serie B spagnola con Real Saragozza, Real Oviedo, la somma col finale 3, partita che si è conclusa per 2-1 in favore dei padroni di casa. Poi c'è il campionato italiano con il posticipo Inter-Genoa, qui c'era l'1 più under 3,5, partita che si è conclusa per 2-0 a favore dei nerazzurri. Si continua poi di nuovo in Spagna, Betis-Siviglia, Athletic Bilbao, un'altra combo, 1 più under 3,5, partita che è finita 1-0 in favore degli andalusi. E per concludere l'X fisso fra Paris Saint-Germain e Nizza, con i parigini che sono riusciti a riprendere la squadra di Mario Balotelli agli ultimi istanti di partita, gara che si è conclusa per ben 2-2. Un bel regalo sotto l'albero, 230 euro da spendere magari per le festività Esatto. natalizie. Claudio, altro grande regalone è quello Sì. da 476 vinti, giocati 15 euro, quindi siamo al limite, no? Sì, Ricordiamo di un possiamo gioco dirlo al limite, responsabile. ma una bella giocata. Tutta Serie A sono appunto le 3 e le 5 gare, iniziando con una bella sorpresa, il 2 fisso addirittura Bergamo dell'Udinese con la vittoria 1-3 con l'Atalanta, appunto guardando anche la quota 5,50, bella giocata. Come c'è stato anche il 2 della Juve al derby, vinto 3-1 con il Toro, buon Toro comunque. Poi c'è stata l'over 1,5, ecco, in minimo 2 gol, ed è così è uscito lo 0-2 del Chievo Verona sul campo del Palermo, ormai ultimo. Poi lo 0-0 ad occhiali, Bologna-Empoli, e qua è stata messa la doppia chance 1x. E infine l'1 fisso dell'Inter con il Genova, c'è stata appunto la vittoria 2-0 finalmente, 15 euro, come dicevi, 476 euro vinti. Bene, complimenti, buon Natale a coloro che hanno confezionato queste due belle vincite, con l'auspicio che l'anno nuovo ne porti altre più consistenti e soprattutto raccomandiamo sempre ovviamente un gioco responsabile. Ora, prima di addentrarci nelle schermate, subito i sorteggi di Champions, perché possiamo dire che almeno sulla carta, perché poi le partite sono sempre da giocare sul campo, alla Juventus non è andato tanto male, Ma visto che c'è no, il assolutamente. Porto. Il Napoli ha pescato invece il Sì, Real, credo. il E credo. Real sicuramente era la peggiore squadra che il Napoli Eh sì. potesse pescare. Al contrario, la Juventus ha pescato la migliore delle seconde, nel senso la migliore che si poteva desiderare, qual è il Porto. È comunque una squadra da non sottovalutare perché ha già eliminato un'italiana che sta la Roma nei preliminari, mentre per quanto riguarda il Napoli bisogna vedere se riuscirà a riprendere innanzitutto il suo bomber entro febbraio e metterlo in condizione di arrivare con una tenuta fisica atletica da poter impensierire il Real Madrid. Allora, Claudio, Sì. non so se ricordi, perché noi facciamo anche tutto questo planning, se conveniva arrivare primi o secondi al girone, a Esatto. seconda dei sorteggi. Questa volta la sorte è stata Ma favorevole, sicuramente sì, credo. avevamo Ma detto che appunto non si sapeva se era meglio vincerla all'ultima gara e arrivare primo o secondo, delle seconde, e avevamo detto anche le difficoltà delle squadre come il Bayern PSG, e sicuramente è capitata una delle migliori, meglio non poteva andare perché effettivamente, a meno che la Juve non arrivi in quell'appuntamento non in condizione, è sicuramente una squadra abbordabilissima per come poteva andare. Per il Napoli, come diceva Valerio, è capitata una delle squadre più forti, la detentrice della Champions, Real Madrid. Però, sentendo le parole del presidente De Laurentiis, diceva l'altro giorno, il Real Madrid deve aver paura perché noi abbiamo qualcosa del Barcellona. Del Barcellona, il Napoli ha sicuramente qualcosa, il mare, perché il mare c'è a Napoli e anche a Barcellona. Però
Per il resto, caro presidente De Laurentiis, non credo che possa fare possesso palla con il Barcellona, che è una delle migliori squadre del mondo. E diciamo che la Juve può approfittare anche dei due, secondo me, scontri diretti molto importanti, il Bayern, Arsenal, PSG, appunto Barcellona. E qui non è la prima volta che il PSG è sfortunato, perché proprio negli ottavi incontra, sono già un paio di volte, due o tre volte il Barcellona. Beh, c'erano due o tre avversari temuti per la Juventus, quindi sì, è stato un ostacolo aggirato. Sappiamo che poi conta il risultato sul campo, perché accade anche nel campionato italiano, una gara abbordabile finisce in tragedia, perché magari con un risultato inaspettato saltano tutte le scommesse che ne dica Pacella ogni giovedì sera. Questo... però è perché le sorprese ci sono, ma il calcio sulla è bello carta, proprio per è questo. Bello per questo, sulla carta certo si tira un respiro di sollievo, la perché si può forse giocare, almeno mentalmente, quarti di finale già si intravedono, o meglio c'è una forza, una delle sì, un cauto ottimismo. Stiamo parlando degli ottavi di Champions, non poteva certamente uscire il Sulmona, però il Porto fra quelle squadre va bene così, sicuramente gli agnelli saranno felici. Non poteva uscire il Sulmona, non è uscito il Porto di Pescara, però magari vedremo. Si può anche brandare, visto che il Porto vedremo. Però ecco, c'è una fase che separa gli ottavi di finale di Champions, che è la conclusione del girone di andata, una fase delicatissima per chi ambisce al titolo, perché deve confezionare, collezionare i punti, anche per Valerio, per non avere patema d'animo poi per affrontare magari di nuovo l'Europa con più serenità. Sì, deve mettere almeno chi è in testa al proprio campionato, deve mettere punti fra sé, la seconda, la terza, che potrebbero approfittare magari di un calo di tensione, di concentrazione della propria capolista durante il periodo in cui essa sarà impegnata negli scontri di Champions, in particolar modo non tanto degli ottavi ma quanto dei quarti e nelle semifinali, che c'è davvero una grande dispersione di energie fisiche e psicologiche. E già da questa domenica, anzi da sabato, la Juventus dovrà mettere fra sé la Roma a dei punti importanti per poter affrontare in tranquillità poi quello che sarà la seconda tornata di campionato, la seconda tornata di stagione, che la vedrà impegnata in quella che è il suo vero obiettivo di questa stagione ed è anche di un paio di stagioni ormai passate, che è la Champions League. Bene, allora queste saranno considerazioni che magari faremo più avanti. Io direi di cominciare tornare sul girone di andata, prima però la classifica per dare un'idea di quello che è accaduto. Certo, si è delineata, Claudio, l'anti-Juve, no? Nell'ultimo big match. Diciamo sì, che con la vittoria della Roma stacca un po' il Milan, che resta a 7 punti dalla vetta. La Roma resta, o meglio, il Milan va a 7 punti, la Roma resta a 4. Quindi diciamo che l'anti-Juve e la Roma ormai sì, è sudato. Francamente abbiamo visto questo, ma bisogna per onor di merito dire che il Milan non meritava la sconfitta. Ho visto un buon Milan, specialmente nel primo tempo, un buon Milan ha giocato, meritava almeno il pareggio, ancora neanche sul dischetto del rigore, evidentemente Mondella prenderà le sue belle precauzioni. Sì, in questo momento vediamo anche la classifica, dice questo, la Roma, come comunque avevamo detto, come comunque pronosticato in più parti, da più parti la Roma sta rispettando un po' il pronostico, e lei almeno nel girone di andata, credo, almeno che non succeda qualcosa di clamoroso, l'anti-Juve. Bene, allora adesso torniamo alle nostre schermate del giovedì tanto attese dai nostri telespettatori. Noi per questa settimana ringraziamo Francesco, che ci segue ogni giovedì e quindi ha inviato il suo pronostico. Vediamo che cosa ne dice Valerio Difonso di questo pronostico. Approfitto per ringraziare i tanti che da qualche settimana ci seguono anche dalla costa, da Pescara, da Chieti, da Teramo, quindi ormai ci siamo allargati. Allora, Empoli-Cagliari, Valerio, Francesco ci dice over 1,5. Che dici? Sono sempre dubbioso quando c'è l'Empoli e c'è a fianco la parola over, poiché i toscani segna, dici, beh, ma hanno segnato la classifica parla chiaro, hanno segnato 7 reti, di cui ben 4 in una sola partita, che è contro il Pescara. Sono reduci da uno 0-0 a Bologna, quindi un'altra partita a secco di reti. Dall'altra parte c'è il Cagliari, che ha sicuramente una situazione di classifica più tranquilla, essendo già a 20 punti
a girone d'andata ormai concluso e intravede la strada per la salvezza. Certo, bisogna vedere come il Cagliari arriva a questa gara dopo lo scoppolone che si è preso contro il Napoli in casa perdendo 5-0. Io vedo più un pareggio magari fra queste due squadre in questo scontro che può essere tranquillamente definito scontro salvezza, più per l'Empoli che per il Cagliari, Sì, naturalmente. diciamo l'Empoli si è già un po' distaccato dalla zona a rischio, la zona rossa della classifica, però è chiaro che una vittoria agevolerebbe ancora un'ascesa e quindi anche Sì. qui no, un patema d'animo scongiurato. Milan-Atalanta, io direi, Valerio, che il Milan non penso si arrenda, no, dopo la batosta con la Roma, anche se ha Beh, giocato bene, come ricordava Claudio. questa qua è comunque una gara di difficile interpretazione perché sono due squadre che vengono entrambe da una sconfitta. Il Milan ha perso 1-0 contro la Roma giocando comunque una buona gara e pagando l'errore alla fine individuale di Niang dagli 11 metri. Dall'altra parte c'è l'Atalanta che perde da due partite di fila, ha perso 3-1 contro la Juventus, una sconfitta comunque legittima perché si andava a giocare a Torino. E poi ha perso con un'altra squadra bianconera che è l'Udinese, ancora per 3-1, ma in quella partita l'Atalanta ha giocato a calcio e l'Udinese segnava, e questo è il fatto. E io vedo un over più che un 1, perché sono due squadre che il Milan può far davvero bene in casa, però dall'altro lato c'è la rivelazione di questo campionato, magari mi aspetterei o un over oppure un gol. Allora, un pezzo di tricolore, lo possiamo dire, sta indubbiamente nell'anticipo, Juventus-Roma, perché in caso di vittoria della Roma si riaprirebbe del tutto il campionato, la Juventus avrebbe la possibilità di dare il via alla fuga, no? E quindi proprio per quello che dicevamo poc'anzi, il pareggio sarebbe una vittoria per il Milan, se vogliamo dire, per chi insomma ama un campionato più lungo, no? Fino alla fine. Ecco, Francesco dice è difficile che né Juve né Roma non segneranno e quindi mette gol. Mette gol. Innanzitutto, come ha giustamente detto prima Claudio, la Roma sembra essere arrivata come anti-Juve in questo momento della stagione. Allora, c'è una Juve che è tornata comunque a essere cinica dopo la sconfitta di Genova, vincendo contro l'Atalanta, contro la Dinamo Zagabria e contro il Torino. Però è una Juve che subisce, ha preso gol nelle ultime 3 giornate e nelle ultime 9 partite, esclusione della gara contro il Pescara, ha sempre subito almeno una rete, non è mai uscita dal campo con la porta inviolata. Dall'altro lato c'è la Roma che è meno spregiudicata dell'inizio del girone d'andata, dell'inizio di stagione, ha rimesso a posto qualcosa nella fase difensiva, che però rimane il miglior attacco di questa Serie A con 36 reti all'attivo, io direi che potrebbe essere una bella partita condita di gol. Per sicurezza io metterei gol ospite, ovvero che sicuramente la Roma segna. Sassuolo-Inter, un altro Sassuolo rispetto all'anno scorso perché non è felicissima la posizione in classifica, non sappiamo che Inter sia, qui dice 2 più gol, tu che dici? Beh, possiamo comunque trovare un attenuante per questo Sassuolo perché ha tantissime assenze, ben 8 infortunati, Peluso è squalificato, quindi sono 9 giocatori che non prenderanno parte alla gara contro l'Inter, e dall'altro lato c'è una squadra nerazzurra, la squadra di Pioli, che vuole ritrovare la vittoria fuori casa, una vittoria che manca dalla gara contro l'Empoli. E io qui oso un 2 fisso dell'Inter, non vedo tanto il gol, ma magari ci potrebbe uscire un 2-1, un 3-1. Comunque l'Inter dovrebbe vincere a Sassuolo, viste le tante assenze dei neroverdi. Napoli-Torino, allora il Torino non se l'è cavata tanto male nel derby della Mole, che però ha ceduto poi alla fine con la Juventus, qui il Napoli è in casa e Francesco ci dice uno più gol. Beh, qui ci sono due gran belle squadre, il Napoli e il Torino, giocano un calcio spregiudicato, un calcio offensivo, il Napoli magari preferisce verticalizzare, il Torino può anche giocare palloni aerei con la sua punta Belotti, cosa che il Napoli non può fare per l'assenza di Milik in questo momento. Sarà comunque una gran bella partita, ricca di reti, vincerà secondo me il Napoli. Ma nel caso non si voglia dare fiducia totale alla squadra di Sarri, opterei per un over 2,5. Over 2,5. Bene, Udinese Crotone, anche qui ci dice Francesco, over 2,5. Beh, sicuramente siamo da 3 gol minimo, no? Sì, Giusto? Over 2,5. Il Crotone si deve risollevare perché è a 9 punti, alla 18ª posizione, che per noi può essere felice, ma per il Crotone no.
Non lo so, segnerà? Cioè, questo over 2,5 forse è più a favore dell'Udinese? Beh, penso di sì, ti dico, l'Udinese comunque viaggia a ritmi abbastanza alti, quando il trono del Neri ha fatto una media di 2 punti a partita. Dall'altro lato del campo c'è il Crotone che ha preso una bella boccata di ossigeno vincendo contro il Pescara nell'ultima giornata e quindi vincendo quello che è un match a tutti gli effetti per la salvezza. Io però vedo favorita l'Udinese in particolar modo perché gioca in casa, propongo l'1. Bella questa gara, Chievo-Sampdoria, entrambe in classifica sono a 22 punti, quindi non hanno nulla Esatto. da perdere perché sono a metà classifica. No gol significa 0-0, significa una vittoria del Chievo senza subire gol o una vittoria della Sampdoria senza subire gol. Che dici? Beh, come hai detto tu, non hanno niente da perdere, quindi pronostichiamo una X, magari Quindi essendo un una pareggio partita. più che no gol, dici? Ma Beh. sì, essendo una partita tra due squadre di metà classifica abbastanza appagate, potrebbe delinearsi una gara forse addirittura noiosa, magari anche uno 0-0 che accontenterebbe pure il no gol. Noi prossimo una X. 9 i punti che separano in classifica Pescara e Bologna che si affronteranno. Il Bologna non è il Bologna che conosciamo, il Pescara non è quello della Serie B Sì. dell'anno scorso, purtroppo per la squadra abruzzese non è un momento facile, poi ne parleremo in seguito. Under 2-5, dice Francesco. Beh, lo appoggio pienamente perché il Eh sì, Pescara non tanti segna, gol, non ha ricordiamo, Under Non devono 2-5, segnare più di due più di gol. due Non mi gol, sembra beh, un'impresa in diciamo questa partita che fra queste due forse ci sarà attacchi, un 1-0 oppure un sinceramente. pareggio. Ma vediamo un po' se il Pescara riuscirà a trovare questa sua prima vittoria sul campo. Io in questa partita non vedo molto spettacolo. Beh, anche questo è un bel match, la Fiorentina però, Sì. da non sottovalutare, over 2-5, dice Beh, Francesco. possiamo dire che dopo Juventus-Roma, Questo questa è qua è un'altra un'altra di partita di cartello, sì. cartello, esattamente. La Lazio avrà qualcosa da dare in più sul campo rispetto alla Fiorentina che sta giocando oggi, quindi arriverà probabilmente anche stanca a questo impegno. Un over fra due squadre comunque votate all'attacco, al bel gioco, ci potrebbe stare e quindi noi lo appoggiamo. Ora, facevi accenno al recupero di Genoa-Fiorentina e siamo sull'1-0 del Genoa, quindi Sì. in questo momento la Fiorentina sta perdendo. Chissà dunque se poi a Roma avrà sete di vittoria, ma dobbiamo aspettare il risultato finale. Chiudiamo questa schermata con Genoa-Palermo. Under Beh, 2-5, il Genoa sta dicevamo. vincendo, nella partita Sì. precedente contro l'Inter aveva comunque ben figurato nonostante la sconfitta. Io qui auspico una vittoria del Genoa contro il Palermo perché la squadra di Corini comunque sembra essere allo sbando totale, addirittura 8 sconfitte stagionali in casa fra campionato e Coppa Italia. Immagino in trasferta contro il Genoa dovrebbe avere vita abbastanza dura la squadra rosanero, quindi auspico il pronostico l'1. Bene, Francesco, grazie, grazie perché ci segui sempre, grazie per questo contributo. Ovviamente c'è tutta Serie A con i big match e anche quelle partite che non sono di cartello, quindi vedremo come andrà a finire. Tocca a Claudio Pacella con Strike che ha giocato, e qui un rimprovero, 19 partite, no? Sì, no, Almeno una io in meno si doveva, però vabbè, no, dai, comunque sono tante. sono tante, è difficile anche seguirci per i nostri amici a casa. Io ho estrapolato, proprio dando onore alla nostra Serie A, in questa schermata tutte le giocate di Serie A. Poi gli amici vedranno comunque anche le altre gare. Certo. Se vorranno giocare tutta la schermata, che è difficilissima, 19 gare, già lo è difficile alla metà, figuriamoci giocarla tutta, io do dei consigli per quanto riguarda la Serie A e poi per il resto gli amici potranno anche giocarla per intero, perché Sì, anche per una questione di tempo in dovremmo ordine di finire tempo intorno dobbiamo a essere più mezzanotte, ma veloci, però beh, no, non possiamo saltare con le repliche, ma sì, in ordine di tempo procediamo con la Serie A. Per chi sì, vuole la giocata completa la vede in onda oppure si può recare all'agenzia esatto. Strike. Noi partiamo con Sassuolo-Inter. Sì, dicendo subito che Sì. siamo alla 17ª giornata comunque in Serie A, mancano 3 gare al girone di andata, le gare si giocheranno sabato e domenica. Iniziamo appunto come dicevi con Sassuolo-Inter, gli amici mettono over 2,5, vedono una gara aperta, minimo 3 gol. Ma sicuramente come diceva anche Valerio, non è un momento fortunato per il Sassuolo. Tra infortuni e squalifiche, ben 9 calciatori non ci saranno in questa gara. Io direi all'Inter di approfittare proprio di questo, perché è sempre difficile giocare a Reggio Emilia con il Sassuolo, ma certamente adesso deve puntare alla vittoria. Over è una buona giocata, io in alternativa direi anche di giocare, azzardare il 2.
Napoli-Torino 1 Sì. più under 3,5, Esatto, è un... quindi immagina strike una gara sottotono, Sì, magari una vittoria è secca. una combo che vede assolutamente la vittoria del Napoli, under 1-0 3,5, magari. ricordiamo da 0 a 3 gol, Anche magari un 2-1. 2-1, 2-1, sì. 2-0, 1-0, esatto. E questo è un incontro, come appunto diceva Valerio, i migliori attacchi della Serie A, 32 gol, insieme chiaramente anche alla Roma e alla Juve, ma qui c'è un Napoli con una difesa nettamente migliore del Toro, 15 gol solo presi in virtù dei 22 del Toro. Io qui vedrei over, una gara aperta appunto, più che puntare su Più che questa under, tu combo. ribalti, insomma, più Sì, una gara più l'over vivace. perché il Torino, certo, l'abbiamo visto anche nel derby, ha le armi per far male al Napoli. Sì. Udinese-Crotone, ecco, Crotone zona bassa della classifica, Sì, l'Udinese non è nella zona alta, è però mettono diciamo gol, gol, quindi danno vuol anche dire fiducia che al fiducia Crotone. soprattutto al Crotone in questo Beh, noi caso. avevamo detto qualche settimana fa che vedevamo appunto il Crotone in ripresa, e così è stato. Non è più ultimo, è terz'ultimo. Andrà ad Udine, secondo me, a giocarsi anche le sue chance. Ci può stare gol, confermo. Beh, così non è stato per il Pescara che, come dicevo, continua la Eh striscia, la serie sì, e negativa. qui. Certo, il Bologna non è un avversario ostico, però tutte le gare per il Pescara, diciamolo francamente, non sono E facili. qui X2, le qui dice dolenti note, Strike. come diceva anche Dante. Io X2 come abruzzese non mi sento di giocarla, anche se sembra destinato veramente questo Pescara, non ha nessuna reazione a questa situazione. Ha perso anche lo scontro diretto con il Crotone. Tutte le domeniche sono ultima spiaggia per il Pescara. Io direi gol, perché gioca con un Bologna, sicuramente non è irresistibile questa squadra. Anche lei, il Bologna, segna pochissimo. Direi gol, più che vedere l'X2, mi dispiace come abruzzese. Va bene, allora chissà se porterà fortuna, almeno nell'ultima gara del Esatto, 2016. esatto. Lazio-Fiorentina, una Sì, partita di qua. cartello minore ovviamente rispetto a Big Match di Ah, Juve-Roma. sicuramente sì. Gol, dicono. Beh, oddio, Sì, ci può stare però, dal assolutamente mio sì, punto di vista, non perché. so, che dici tu? No, no, infatti sono due formazioni che sono in forma, assolutamente. Bella vittoria, l'abbiamo vista a Genova con la Samp per quanto riguarda la Lazio, 1-2, e la Fiorentina che recupera stasera con il Genova, domenica con la Lazio appunto, e giovedì con il Napoli. Ha un bel tour de force. Però diamo fiducia a queste due squadre. Gol, anche qui sono d'accordo. Se c'è il gol, almeno secondo strike a Lazio-Fiorentina, non ci sarà a Genoa-Palermo, e il Palermo, insomma, si canta il Requiem E per secondo me loro questo. mettono no gol la Proprio pensando destinazione, al Palermo che è pensando, ultimo bravo, in pensando al Palermo. classifica, addirittura dietro il Pescara, Sì, quindi. devo dire che per il Genoa è lo stesso discorso fatto per la Fiorentina prima. Avrà tre gare in una settimana, compreso il recupero di stasera. Per il Palermo sembra che questa situazione nera non sia cambiata neanche con il nuovo allenatore Corini. È ultimo appunto a 6 punti. Io vedrei over 1,5, minimo 2 gol, proprio per non dare non gol al Palermo, insomma, un po' di fiducia anche a questa Beh, squadra. Beh, una piazza che ha bisogno di essere rivitalizzata. Dispiace non sempre. merita sicuramente addirittura 9-10 gare interne perse tutte. No, No. no, non merita. Chissà se il girone di ritorno potrà rivisitare qualcosa, Beh, ci però è la sarà il matematica, è la matematica. calciomercato, se Certo, il presidente certo. Zambarini metterà, come si dice, moneta, e allora il Palermo potrà fare un girone di ritorno diverso, che merita. Allora, strike non dà la vittoria al Milan, dice Milan-Atalanta over 2,5. Certo, Sì. potrebbe anche essere, secondo questo Sì. pronostico, che vinca il Milan. Che dici, Claudio? Beh, over, come ripetiamo sempre, minimo 3 gol. L'ho detto prima, il Milan visto a Roma sembra in un buon momento e non meritava la sconfitta. L'Atalanta sta pagando lo sforzo fatto fin qui, un ottimo campionato, sia con la Juve che in casa con l'Udinese, le due ultime gare le ha perse, però ci può stare l'over. Secondo me l'Atalanta ha la classifica per andare a Milano e giocare a viso aperto, non ha problemi di classifica, vedo anche qui l'over. Non so se vedi over 2-5 nel big match che sa di scudetto, Juventus-Roma. Lo stiamo dicendo dall'inizio della puntata, prima e seconda, si sfidano a Torino negli ultimi anni sia con la Roma che con il Napoli, la Juve
ha dovuto lottare per vincere il campionato proprio per queste due gare, è diventata una classica Juve-Roma. Non so, la Juve difficilmente, però dobbiamo dirlo, sbaglia queste gare. La Roma tenderà il colpaccio che rivedrà un po' così la soddisfazione almeno di rivedere in corsa anche tutte le squadre per il campionato, vincendo a Torino andrà un punto, però vincendo la Juve chiaramente a 7 punti, come dicevamo prima, si preparerà a mettere quei punti per giocarsi poi tra la prima e la seconda la Champions abbastanza tranquilla. Io qui però, proprio perché vedo la Juve leggermente è favorita, metto 1. Diciamo che fino adesso la Juve fallisce le gare minori, che ne so, Milan, Inter, e invece poi c'è queste due squadre affrontano, diciamo, la gara con diverse assenze, no? E abbiamo visto anche nella Roma mancano dei giocatori importanti, però ha la rosa, la Juve superiore per sopperire a queste mancanze, ecco perché vedo leggermente favorita, certo, la Juve. Vedremo, poi ne parleremo meglio. Chievo-Sampdoria 1x, sì, queste sono due squadre che hanno lo stesso punteggio, 22, sì. Sì, sì. E diciamo che per quanto riguarda il Chievo, non finiamo mai di dirlo, un altro campionato sorprendente, bravo il Chievo, bravo l'allenatore Maran. E la Sampdoria, dopo un buon periodo, ha perso in casa con la Lazio e dovrà riscattarsi. Io qui direi gol, vedo anche qui una partita aperta più che 1x, esattamente gol, sì. Bene. Se la giocheranno. Allora, per quanto riguarda il campionato di Serie A abbiamo terminato, però c'è una sfilza, sì, di gare, come dicevamo, diciamo, quindi prima l'avete viste, le potete rivedere anche sulla pagina di Facebook di Strike o presso l'agenzia Strike. Mi preme ricordare che questo, insomma, è un grande regalo per il 2017, per il nuovo anno, se si indovinano 19 gare, con un errore, 48.000 euro. Ma guardiamo la vincita, altro che altro. Faremo che anche Natale. Un servizio in casa. Ci sarà Natale, sarà Capodanno, Epifania, faranno tutti insieme. Ma anche Pasqua, Ferragosto. Ma io auguro agli amici che avranno visto la schermata per intero, anche con un errore su 19 gare, la vincita è clamorosa. Se si dovesse avverare, io auguro a tutti, comunque ho dato i miei pronostici su tutta la Serie A. Va bene, allora prima di tornare in studio con le considerazioni finali, Juventus-Roma, riflettori puntati sulla gara di cartello che sta di scudetto, come dicevo, vediamo che si dice in piazza con il nostro brevissimo sondaggio. Senta, sul calcio sabato sera si decide, si può ridurre il divario oppure no tra Juve e Roma, chi la spunterà? Secondo me il divario resterà lo stesso, sarà un pareggio, però mettiamola, tifiamo per la Roma perché affinché diventi un campionato un po' più avvincente, tutto qua. Spero vinca la Roma, che la Juventus già c'ha un po' troppi punti sopra al Milan, spero un po' di racchiapparli. Uno? Faccia lei. Beh, spero uno. Beh, qui hanno detto tutto, 1x2 non può finire così, perché sarebbe hanno troppo facile. Un po' lo speech, allora, abbiamo pochi minuti, sono gli ultimi del 2016, chiudiamo in bellezza. Una domanda per entrambi, siamo alla fine del girone d'andata, è doveroso fare un bilancio. Valerio, chi scende e chi sale? Almeno in base a non chi solo alla, per la classifica, ma come insomma gioco di questo prima tranche del campionato. Chi è piaciuto di più? Sì, sì. Sicuramente il Napoli, nonostante l'assenza di Milik, è una squadra che bene o male, almeno in quest'ultimo periodo, è riuscita a sopperire molto bene alla mancanza di una prima punta vera, e riesce comunque a giocare bene, a fare punti, e ha appena 3 punti in meno rispetto all'anno scorso. La differenza è che quest'anno si corre molto di più lì davanti. Chi deluso? Scende è sicuramente l'Inter, senza un grado di dubbio. L'Inter non può stare in quella posizione di classifica per il valore della rosa che ha. E poi c'è la sorpresa che in questo momento sono l'Atalanta e il Milan, perché con quella rosa il Milan comunque è terzo e a Roma ha pagato quello che noi diciamo da tempo, ovvero la panchina troppo corta, l'assenza di ricambi di valore per poter invertire magari una gara che sta andando male.
Claudio, 2016, chi premi e chi invece ti ha deluso? Ma sì, sicuramente Lazio, Torino, Milan e Atalanta sono da premiare, con qualche sorpresa appunto come l'Atalanta e il Milan, diceva Valerio. La Juve non sta giocando bene, però ha una rosa che si può permettere anche di non giocare bene ma vincere. La Roma e il Napoli hanno confermato una buona rosa, buon gioco del Napoli sicuramente anche in questo girone di andata di questo campionato. La delusione è purtroppo l'Inter, perché ha una rosa che non può non partecipare, almeno tentare di rientrare in Champions quantomeno. Il calciomercato ci dirà chi si rafforzerà e tenterà appunto di rientrare fra le prime tre o essere anche nel girone di ritorno antagonista della Juve. Chi mi ha deluso, oltre all'Inter, mi aspettavo qualcosa di più dal Pescara, anche se chiaramente una squadra destinata a tentare di salvarsi, ma non in questo modo, perché aveva iniziato il campionato giocando bene, facendoci credere che magari giocando in quel modo si sarebbe, o avrebbe tentato comunque di salvarsi, ma deve tornare sul calciomercato, perché è una squadra che gioca bene ma segna veramente poco, veramente poco, e in casa non riesce a vincere. Ricordiamo gli amici che ci seguono, gli abruzzesi, che il Pescara, tolta la vittoria a tavolino, ancora vince. Sì. Sta finendo il girone di andata, ancora vince una gara. Anche il Crotone lo ha fatto. Allora, si ha dice vinto due. Anno nuovo, vita nuova. Anno chissà nuovo, vita se nuova, sarà lo per il Pescara, che lo speriamo. Pochissimi secondi. Bisogna vedere, la piazza è comunque arrabbiata. Lo si è visto in settimana, c'è stata una violenta contestazione degli ultra. Comunque, Pescaresi giusta, perché non si può vedere una squadra che è tornata in Serie A fare queste noi magre figure. Ci sarà il turno infrasettimanale, ovviamente, che non commenteremo perché andando in onda di giovedì salta, ma nel 2017 a gennaio ripartiremo proprio con il Pescara, con il calciomercato, perché si entrerà nel vivo, no? Proprio i mesi caldi. Allora, ci dobbiamo fermare, ragazzi, auguri, buon Natale, facciamo buon Natale a chi ci segue. Ne approfitto proprio salutando, se mi permette, Andrea, che ci seguono da circa 2 anni, e di buon Natale, buon anno nuovo a 3 ragazze, perché avevamo detto, e tu avevi detto, che ci seguono da tutte le età, da 10 fino a 90 anni. Io so che ci segue anche qualcuno a più di 90 anni. Le 3 ragazze sono Ida, di 85 anni, ragazzina, Vittoria, di 94 anni, beate voi, e poi un'altra ragazza che, se mi permetti, è Francesca, che torna da Londra, mia figlia, giovedì. Fedelissima, ci porterà notizie fresche del Chelsea, del nostro allenatore Conte, e ci segue ogni giovedì anche dall'estero, e questo ci fa piacere. Ebbene, allora Ida e a Vittoria, se mettete Onda TV non si muore più. Questo è lunga vita, lunga vita. Bene, allora noi ci rivediamo a gennaio 2017, perché si ricomincia il primo mese di gennaio. Il 7. Tanti auguri a tutti, anche ai miei parenti e agli amici che mi seguono. Bene, grazie, bene. E noi ci lasciamo così. Buona serata su Onda TV, buon Natale, buon anno a tutti. Onda Strike torna nei primi mesi a gennaio del 2017. Arrivederci. Buonasera. Se vuoi passare le feste col botto, scegli 18. Se vuoi passare le feste con il botto, metti a 18. Se vuoi passare le feste col botto, metti a 18. Se vuoi passare le feste col botto, metti a 18. E se devi passare le feste col botto, vai col 18. Sempre canale 18, Onda TV. Se vuoi passare le feste col botto, metti a 18. Per passare un Natale col botto, ci dobbiamo vedere tutti 18! Se vuoi passare le feste col botto, metti al 18. Vuoi passare le feste con il botto? Metti a 18. Se vuoi passare le feste col botto, metti a 18. Se vuoi passare le feste col botto, metti a 18. Non solo a Natale, non solo a Capodanno, metti a 18 tutto l'anno. Auguri! Diverso.